Siamo con il presidente Pecorelli, una vittoria importantissima contro una squadra molto forte, insomma, 3 punti d'oro. Assolutamente. Prima dei punti parlerei appunto della prestazione straordinaria, intensa, con grinta, con finalmente idee da raccontare in campo e quindi insomma soddisfazione al 100%. Risultato altresì importantissimo perché ci rimette in piena zona playoff, scavalchiamo la nostra diretta concorrente. Tra l'altro, il Roma City alla fine che ha fatto? Ha perso? Perdeva 1-0, quindi insomma diciamo che siamo assolutamente soddisfatti per i risultati della domenica. Continuiamo a inseguire il nostro sogno di arrivare ai playoff e magari riuscire a trovare il sistema di perdere anche il terzo derby con l'Aquila. Ovviamente una battuta per quelli che non capiscono l'ironia, perché poi ogni tanto bisogna stare attenti alle cose che si dicono. E poi, finito, tra 3 domeniche tireremo le somme e vedremo quello che ha funzionato, quello che non ha funzionato. Ecco, con il cambio di guida tecnica, insomma, cosa si aspetta in questo finale? Come lo vede l'Avezzano in questo finale? Beh, a me sembra che comunque ci sia stato sicuramente un rinnovato entusiasmo, come succede quasi tutte le volte in cui si cambia l'allenatore. Poi Mirko Pagliarini non lo devo presentare io ce l'ho avuto come calciatore e già mi rompeva i coglioni quando era calciatore. Quindi probabilmente oggi lo continuerà a fare l'allenatore, ma insomma, quello che faceva in campo da giocatore mi sembra che riesca a metterlo anche come idee da allenatore. Quindi, insomma, la prestazione è stata assolutamente positiva. Speriamo si possa proseguire così. Possiamo dire Avezzano poco fortunato anche dal punto di vista arbitrale, perché oggi il gol dell'1-1 è viziato da un fallo di mano, c'era probabilmente un rigore su Senesi, insomma, abbiamo visto anche contro lo United di Riccione, possiamo dire così. Voi lo sapete. In tutto il campionato non ho mai parlato di arbitri. Oggi voglio regalare ma non è una critica, perché poi, ripeto, mio nonno diceva sempre che sbaglia solo chi le cose le fa. Però oggi, prima del fallo di mano del pareggio, c'è un rigore grosso come una casa, per cui Senesi viene addirittura ammonito. Quindi, ogni tanto la bandierina va messa, perché quest'anno, ecco, sotto l'aspetto arbitrale non siamo stati così fortunati. Poi noi ci abbiamo messo sempre un po' del nostro, però resta il fatto che, insomma, oggi la partita poteva prendere una piega totalmente diversa, anche e soprattutto a causa di una svista.